Allora, vorrei qui Alessandro. Alessandro Manna, vieni Alessandro, ti prego. Alessandro Manna è responsabile, presidente della Commissione sul federalismo europeo. Lui partecipa attivamente a tutto ciò e ci parlerà chiaramente di molta più dovizia e tutto quello che sta facendo. Benvenuto Alessandro, sei sempre nel nostro cuore. No, ma non fu. Ma dai, manda lasciarlo lì. Se funzionasse sarebbe meglio. Prima funzionava, aspetta. Chiamiamo, aspetta, che tanto c'è il telefono. Guardare sicuramente la pila. È la pila. Intanto provo a parlare così. Si sente. Arriva un soccorritore, sì, però c'è la registrazione, poi se no non si sente l'audio. Aspettiamo un momento. Giustamente stiamo recuperando, ci occupiamo anche di risparmio energetico. No, c'è il bastoncino. Fine sofisticato. A saperlo. Sì, bravo. No. Vedi poi scout per 150 euro pure no. Allora la commissione federalismo che ho l'onore ma non così è meglio così ma voce non sente presiedere però indegnamente di presiedere si è già riunita e abbiamo diciamo messo sul campo delle iniziative, cioè abbiamo già deciso come articolare la commissione. Ci siamo dati degli obiettivi, anzi un obiettivo ambizioso, grande, che adesso vi descrivo, e insomma, ci stiamo organizzando, ovviamente work in progress, il cantiere, possiamo anche modificare alcuni aspetti in corso d'opera. Allora, questa commissione è denominata federalismo europeo. Io in realtà avevo all'inizio anche intenzione di chiamarla federalismo tutto, perché il federalismo non è soltanto europeo, è proprio un'idea di forma di Stato e anche una cultura politica. Comunque ci dobbiamo concentrare, dobbiamo restringere per forza di cose il campo che pensiamo tutt'oggi e abbiamo deciso appunto di concentrarci sul processo di integrazione europea. Come intendiamo procedere? Allora, innanzitutto l'obiettivo, dicevo prima, l'obiettivo finale che ci siamo dati, quello di, in vista appunto di un superamento del Trattato di Lisbona che noi riteniamo insufficiente da un punto di vista federalista, di... L'intenzione è quella di mettere mano al processo di, non dico di scrittura della Costituzione europea che non è stata approvata, ma quantomeno di avere un approccio appunto costituzionale al processo federativo, al processo di integrazione europea, in vista di un superamento critico del Trattato di Lisbona, che noi riteniamo, da un punto di vista strettamente federalistico, insufficiente. Per fare questo abbiamo deciso di articolare la commissione in tre sottocommissioni, che in realtà, qui lo ribadisco per chiarezza, secondo me possono essere composte sempre dagli stessi componenti della commissione stessa e magari alternarsi le responsabilità. Allora, queste tre sottocommissioni più o meno le vorremmo denominare così. Io come approccio personale, che penso che sposi anche proprio la cultura del cantiere, voglio fare riferimento, diceva prima anche per Virgilio Lascoli, ai cittadini, cioè alle persone in carne e ossa che devono appunto sempre di più, per uscire fuori se non è una crisi culturale e politica, svolgere un ruolo da protagonisti nella vita civica e politica. Qui ho pensato di nominarli in questo modo. Cioè, abbiamo i tre temi delle sottocommissioni, sono storia, non dell'Europa, dal quale vi dico, ma storia dell'integrazione europea, linguaggio, cultura delle parole, le parole dell'Europa, questo è un altro tema, che riaggancia un po' il lavoro che è stato fatto dal seminario ultimo appunto sull'abecedario,
E poi, e qui è la discussione ancora in corso, identità dell'Europa, possiamo chiamarla non identità se non ci piace, ma l'anima, le radici, cioè che l'essenza, l'assenza dell'Europa, ecco, cioè che colore ha, che anima, che qual è il cuore di questa Europa, ecco, vogliamo trattare questi tre temi per arrivare a un approccio, come dicevo prima, costituzionale dell'Unione Europea. E magari vediamo se riusciamo a organizzare un seminario sulla Costituzione Europea per presentare a tutti. Grazie. Per presentare appunto. Oh! Non so se si è sentito quello detto, no, non fa niente, eh? No, ripeto. E questo, ovviamente siamo. Io ho voluto dare anche un approccio di apertura, perché secondo me è fondamentale, cioè non rimanere chiusi in noi stessi, ma dialogare con le altre associazioni. Questa mattina è venuto per Virgilio D'Astoli, è una cosa importantissima, che ha dato la sua disponibilità per i lavori della Commissione. Io direi che di fatto per Virgilio D'Astoli è. Anche se non è iscritto al cantiere, di fatto adesso ne vediamo. È una... è proprio esatto, e questo è un fatto importantissimo. Io avevo già personalmente intenzione, parlavamo con Pierpaolo, di iscrivermi al Movimento Federalista Europeo. A maggior ragione andiamo in questa direzione. Io penso che qualche cosa del genere dovremmo fare. La prima riunione è stata importantissima. Allora ribadisco quali sono i membri della commissione, che ovviamente è aperta, è ancora aperta, cioè non è chiusa. Chi vuole, chi non ha già due commissioni di appartenenza, può eventualmente iscriversi a questa o chiedere di cambiare, non lo so, ecco, se ancora non si sono riunite i nuovi iscritti. Allora, per ora siamo composti da me, sottoscritto, poi Lorenzo D'Arpini, Andrea Marzoni, Pierpaolo, Macchina, il dottor Macchina, ecco, e Marco D'Agostini, Fabio Ghia e il contributo esterno, come dicevamo prima, di Virgilio D'Astoli, che a questo punto adesso dobbiamo ragionare insieme su come coinvolgerlo, su come interagire col movimento appunto federalista europeo e quei contributi importantissimi di Virgilio, che tra l'altro se vedete è uno dei critici più aspri di questa commissione di Juncker, ma proprio non un'ottica antieuropea, ma proprio un'ottica europeista e federalista, alla fine è quello che ci va di addosso pesante. Io nei confronti di Juncker secondo me è stato uno dei più duri. E bene, siamo, diciamo, ecco, penso di aver concluso. Io sono abbastanza ottimista, ovviamente il discorso di Virgilio, di D'Astoli, col suo appoggio mi responsabilizza e ci responsabilizza ancora di più. Speriamo di riuscire a fare un buon lavoro. Alessandro, grazie per il tuo lavoro a nome di tutto il cantiere. L'applauso è meritatissimo. Il lavoro che ti sei scelto è probabilmente il più complesso, è quello di un maggior respiro.